Rugby, il sogno della Serie B ed il terzo tempo solidale, un tema importante, di cosa tratta? Ma il nostro club, il Panathon Club Valtiberina, ha voluto incontrare il rugby, uno sport in forte espansione che però sposa fedelmente gli ideali del nostro club. Parliamo di valori sportivi e il rugby penso che li incarni tutti quanti, specialmente il terzo tempo, perché non tutti gli sport fanno questa attività. Il terzo tempo sarebbe il luogo dove, finita la partita, si mangia e si scherza tutti quanti insieme. Solidale per quale motivo? Perché il club di Città di Castello ha voluto introdurre questa realtà di farsi aiutare in questo momento dai ragazzi dell'associazione Down. Il Panathon ha grandi tradizioni sportive, culturali e di presenza nella difesa degli sport minori. Io sono il nuovo governatore, sono stato eletto dagli amici presidenti, provengo dal club di Perugia. In Umbria ci sono sei club, uno dei quali è particolarmente importante perché è uno dei quattro club junior che sono presenti in Italia e per noi è importante avere i giovani che ci devono dare il ricambio. Club della Valtiberina, siamo ospiti oggi dove fortunatamente avremo l'ingresso di tre nuovi soci e è importante perché l'impegno è tanto, no? La nostra missione del fair play non la dimentichiamo mai e è importante che venga amplificata anche da giovani o meno giovani che praticano o hanno praticato lo sport. Ci sono molti ragazzi che si stanno avvicinando a questo sport. Stanno in particolare, sì, perché abbiamo cominciato anche il rugby femminile. Quest'anno è stato molto positivo, siamo andati anche sul playoff sulla Serie B. Bellissima anche l'iniziativa con i ragazzi down Sì, che stanno iniziando a giocare a rugby. speciale. È una gioia. È una gioia quando loro vengono domenica pomeriggio qui. Loro sono Rugby Castello.